a spalancare le porte a fare chissà quali, no? Assessore, io volevo fare una domanda sull'Olimpico proprio, sull'Olimpico, perché alcune settimane fa, proprio qua in trasmissione da noi, è intervenuto, siamo riusciti a metterci in contatto col signor Cala, quel milionario americano presunto che aveva un tentativo di acquistare il Torino, e non voglio andare a fondo su descrivere quanto potesse essere soldo, però lui ha affermato addirittura di aver avuto l'opportunità di parlare con lei e che comunque il comune è disponibile a fare un progetto simile a quello fatto con la Juventus anche sull'Olimpico per 99 anni. E io volevo sapere se avete avuto altri interlocutori che possono interessarsi agli impianti torinesi che riguardano il Toro. La città da tempo, ma perché c'era una mozione tra l'altro di indirizzo del Consiglio Comunale votata moltissimo tempo fa che diceva due squadre, due stadi. Questa operazione della città, che è avveniristica, ma poi per quel che ci riguarda come amministrazione, l'idea dovrebbe essere che le squadre di calcio devono avere i loro impianti, i loro stadi, e poi la città può favorire con gli strumenti urbanistici queste operazioni, ma non, l'intervento pubblico su queste operazioni non ci dovrebbe essere. L'idea della costruzione degli impianti, anche perché le città magari insomma i soldi delle amministrazioni magari spendiamoli o per sport minori o per attività necessarie. Ma anche quindi, perché è così in tutta Europa, tra solo in Italia che non è così. Quindi su questo voglio dire non c'è nessun mistero, c'è la volontà, se c'è la società che si presenta l'amministrazione valuta e dà tutte le possibilità, le agevolazioni per fare gli impianti sportivi. È chiaro che sull'Olimpico ci sarà in un futuro l'ipotesi di, l'amministrazione sicuramente ha in un futuro tutta l'intenzione di fare in modo che anche il Torino abbia il suo stadio, però chiaramente le due parti devono essere d'accordo, se non sono d'accordo la città per ora continuerà a gestire l'impianto, però sempre con un pareggio di costi, perché non è che possiamo pensare scaricarli di scaricarli sulla collettività sulla collettività, anche perché ripeto, guardi, poi io ho un mio pensiero, perché secondo me per quanto riguarda il calcio ci sono tanti costi quando ci sono le partite, dalla sicurezza, perché poi i vigili, la sicurezza, la polizia, cioè questi sono costi che dovrebbero essere caricati totalmente sulle squadre. Come poi avviene voglio in dire Inghilterra, in Italia diventa complicato fare questi discorsi, perché quando poi tocchi il calcio sembra che insomma si debbano toccare, però insomma queste sono anche mie piccole riflessioni che dico, condivido, visto che insomma il calcio è arrivato a un livello talmente elevato di attenzione mediatiche, anche di soldi, che forse magari questi costi non dovrebbero essere rigirati sulla collettività, ma su quanto poi gira attorno al calcio. Però ripeto, adesso stiamo facendo discorsi che vanno oltre l'oggetto di questa sera. Però ripeto, io mi sono solo permesso di fare una riflessione leggendo l'intervista, mi hanno chiesto, io ho espresso, ho detto, ma prima di fare un intervento fuori Torino sappia al Torino FC che la città è disponibile a ragionare su aree e non solo il Philadelphia. Se il Philadelphia è piccolo, ho fatto l'esempio dell'area del Combi, oppure ci sono degli impianti sportivi che l'amministrazione in un futuro ha intenzione di mettere a bando, pensiamo a Via Roveda, ma pensiamo ad altri impianti sportivi che tuttora sono stati messi a bando, come la Trecate o altri impianti di Avarà, cioè ci sono tanti impianti della città che vengono messi a bando, e casualmente ci sono delle società sportive che partecipano al bando, fanno dei progetti tecnici e se lo aggiudicano in base all'investimento che fanno. Poi è chiaro che l'investimento, quindi una società che magari gestisce delle squadre di prima serie o di eccellenza o di promozione, se riescono a fare degli investimenti loro in qualche maniera, riescono a reggere un impianto sportivo, secondo me a maggior ragione una società. Parole chiarissime, questa conclusione è chiarissima come messaggio anche nei confronti del presidente Cairo. Le chiedo solo una cosa rapidissima, da tifoso del Toro, perché non ha mai fatto mistero di esserlo, lei è ottimista sul futuro?
I tifosi, io devo dico una cosa, ottimista. I tifosi si aggrappano sempre, cioè ultimamente è una cosa che l'aveva vista protagonista marginalmente, cioè il nome della Red Bull. Io so che non è una cosa di cui lei preferisce parlare, però lei dice di essere ottimisti ai tifosi del Toro. Ma sì, ma io sono, bisogna essere sempre ottimisti, cioè nella vita, quindi dire, i tifosi del Toro hanno un cuore forte e quindi insomma non è che puoi cambiare la situazione, bisogna essere ottimisti. Poi la Red Bull, mi auguro che insomma i progetti che ha per far girare la Formula 1 presto si concretizzino in realtà, e la città dimostra di essere una città calorosa, accogliente, quindi poi sa, da cosa può nascere cosa? Io questo non lo so, non è che esatto, l'assessore entra nelle trattative tra la società e eventuali acquirenti, io non mi sogno di entrare in queste trattative, dico solo che è un'amministrazione che quando si presentano delle occasioni le fa in modo che possano esserci. Poi ripeto, noi in questa situazione la nostra funzione è quella di dire alle squadre di calcio che ci sono, diamo gli strumenti, se vogliono fare investimenti che siamo aperti, siamo disponibili. Grazie, ragioniamo, sediamoci al tavolino. Poi voglio dire, se non c'è questa disponibilità ci metteremo lì e faremo il progetto con la fondazione, però è chiaro che anche la stessa fondazione dovrà avere delle garanzie che il Torino, oltre a giocarci, dovrà comunque contribuire per il mantenimento, perché non è che uno può avere la Ferrari e poi non pagare l'assicurazione o non mettere la benzina dentro. Grazie mille, quindi, insomma, assessore. Su questo è. Però io mi auguro che insomma ci si sieda a un tavolo e si facciano ragionamenti. Se c'è l'intenzione effettivamente di fare e di costruire un centro sportivo, secondo me magari conviene di più farlo in città per varie ragioni. Magari conviene sicuramente pensare di farlo qua a Torino. Marcello, quindi è un'apertura comunque doverosa da amministratore, indipendentemente dal fatto che sia un tifoso del Toro. Assessore, cioè, io la ringrazio. No, volevo solo ricordare all'assessore Sbriglio che la Red Bull non è soltanto Formula 1, investe già nel calcio in una squadra austriaca che è il Salisburgo. Ma loro hanno, quindi loro se hanno. Ha investito già lì magari potrebbe visto anche Red con l'arrampicata. Tra l'altro, l'abbiamo visto qua sotto la mole un paio di settimane fa. Tra l'altro noi a Torino abbiamo degli impianti di arrampicata, cioè ne abbiamo tra l'altro uno molto bello in via Braccini. L'interesse nasce anche per il fatto che a Torino abbiamo tutte le attività sportive e possibili immaginabili. Gli studenti che scelgono Torino anche perché c'è un'offerta sportiva importantissima tra il patrimonio impiantistico e l'offerta sportiva. Quindi insomma un soggetto del genere magari si può rendere conto che a Torino ci sono grossissime potenzialità. Quindi il discorso anche, ripeto, l'arrampicata sulla quale loro hanno anche forte interesse, quindi Formula 1, quello, cioè, ce ne grazie sono cose. Grazie assessore, grazie mille per essere intervenuto. Grazie a voi. Buonasera. E ricordiamo che il Comune di Torino e il Torino Olympic Park, dopodomani, grandissimo avvenimento al Palavela, tutti i migliori pattinatori, tra cui campione olimpico Lisacek, tra cui Plushenko, la nostra Carolina Costa, un altro appuntamento da non perdere. Franco, a tra pochissimo. Franco andrà di sicuro a vedere. A tra pochissimo.